Spendendo molti soldi. No, da tutti i punti di vista. Solo quest'anno dal punto di vista molto consumistico, perché è proprio un caso. Perché ho trovato dei regali che purtroppo costano molto, però in genere non è solo questo. San Nicola, certo, sono anche venuta in piazza. Abbiamo anche festeggiato, non ho lavorato e abbiamo seguito la festa lì sulla pista. Aneddoto, non ho ben capito sinceramente una cosa. Quando ho spiegato un po' l'origine del nome di Santa Claus, secondo me ha fatto un po' di confusione nella testa soprattutto dei bambini, perché ha un po' parlato da dove deriva il nome di Babbo Natale, ha detto che è suo cugino, secondo me lì magari scherzando, però i bambini non hanno ben capito. Ma preso poco, un po' come tutti gli anni, in famiglia, con i figli, i nipoti, e ce la facciamo in famiglia, così ridendo e scherzando tutti in famiglia. Ma più che, per me è più consumistico, cioè, con tutti questi reclami, tutti questi spot per televisione è diventata una cosa un po' vergognosa. Speriamo che cambi. Sì, San Nicola, quindi anch'io vengo, partecipo, come penso ogni cittadino debba rispettare i santi almeno quel giorno lì. Questa festa mi sto preparando, continuo a lavorare perché c'è bisogno nonostante tutto di lavorare, visto che questo Natale rispetto agli altri lo vedo un po' più scarso sotto l'aspetto di regali o di... insomma la gente spende meno rispetto agli altri anni. No, io lo vivo anche dal punto di vista religioso e penso che anche molta gente stia cambiando sotto l'aspetto consumistico, perché come dicevo prima l'economia è un po' in difficoltà. Con la famiglia facciamo un pranzo e basta, ma niente in particolare, niente regali, pochi, ci sono pochi soldi e si sta in famiglia. Religioso sì, religioso diciamo, no, soprattutto no, credo che è una festa che riguardano comunque la nascita di Gesù, la religione, è un evento no, molto bello e mi dispiace non solo che siano troppo basato tutto sul consumismo. San Nicola, poco, di la verità molto poco. Bene, spiritualmente bene, con delle ottime amicizie, vicino solo a mio padre perché mi è rimasto solo lui. Sì, molto, sì, ho avuto delle brutte cose, quindi sono contenta e ci credo, insomma. San Nicola, sì. No, so solo la chiesa, mi dispiace, questo non sono preparata. Per ora con la moglie in cerca di dei regalini, poi per il resto non ho problemi, ecco. Io non è che sia granché religioso, ma neanche contro la religione. Con i nipoti andrò alla messa. San Nicolò. Benissimo, normale. Solita routine, niente di particolare, anche religioso. San Nicolò. Beh, per me il Natale intanto rappresenta la festa della cristianità e quindi tutto quanto quello che si prepara è in funzione di questa scelta, prima di vita, poi di religione. Direi di no, il minimo indispensabile. Beh, insomma, San Nicola. Sto comprando tantissimi regali per i parenti e poi è un periodo che c'è il matrimonio di mia mamma, quindi è ancora più bello. E niente, tutti felici e contenti. No, anche dal punto di vista religioso, non so, c'è da fare il presepe, poi ci sarà la messa di Natale. Normale, come una festa qualsiasi, non facciamo niente di più. Sì, è una messa, o mezzanotte, o la mattina di Natale, andiamo a messa, fai un pranzo poco più del normale, insomma, capisci, San Nicolò. E più o meno, come tutti gli anni, abbastanza bene, diciamo, anche perché se uno ha la salute, quello è il Natale più buono che ci possa essere. Comunque è anche una festa religiosa, quindi anche quello ha la sua importanza. Facendo spese, come si può vedere, in questo fantastico mercato di Argenta, facendo l'albero di Natale, le solite cose. Da un po' di anni no.
San Nicola. Io facendo pulizie, facendo i dolci e comprando qualche regalo per i bimbi. Sì, direi di sì, la messa di Natale direi che ci sta.